Maria Pia Veladiano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per l'invito. E benvenuto davvero nel nostro podcast del Posto delle Parole per condividere un suo libro uscito dalle edizioni Messaggero di Padova. Parole per giorni di pace. Ricordiamo tra l'altro anche che Maria Pia Veladiano quest'anno ha pubblicato da Guanda il romanzo Quel che ci tiene vivi. E adesso andiamo a incontrare delle parole che ci tengono vivi, no? Per certi aspetti, e sono necessarie per tenerci vivi. Maria Pia Veladiano, leggo in quarta di copertina, laureata in filosofia e teologia, è stata felicemente insegnante preside. Beh, bello questo avverbio di modo, felicemente. Perché se lo ricorda è così felice quel tempo? Ma è stata un'esperienza straordinaria perché a scuola arriva il mondo e incontrare ogni giorno il mondo e poter un pochino, ecco, anche senza promettere un approccio prometeico, senza voler essere di spaccamondo, un pochino lavorare perché le persone siano meglio e perché i bambini abbiano una speranza in più, beh, è stata una grande cosa. Non tutti i lavori hanno questo privilegio. Eh sì, e poi proprio per lavorare con questi bambini che rappresentano il futuro significa poi anche seminare parole per, speriamo, possibili giorni di pace. Ma allora, qui c'è un problema sulle parole. Io, naturalmente, essendo stata a lungo insegnante di lettere, poi avendo intrapreso anche questa avventura della scrittura, ormai da molti anni scrivo romanzi, e poi lavorando nella scuola, dico sempre, non si può fare tutto nella scuola. Ecco, io credo che la scuola debba dare la parola, come diceva Don Milani. E quindi sulle parole, nelle mie scuole abbiamo lavorato veramente tanto. E anche in anticipo su un tempo presente che è un tempo, diciamo, sventurato sulle parole, perché vengono scagliate, vengono deformate. Abbiamo accettato, in qualche modo, in modo proprio anche dissennato, un linguaggio bellico che implicitamente ci fa pensare in termini di nemici gli uni degli altri. Ecco, allora ogni volta che posso, quando faccio incontri, quando scrivo, quando mi capita che mi chiedano delle riflessioni, cerco di utilizzare quelle che adesso, con un termine anche abbastanza diffuso, vengono chiamate parole non ostili, cioè un linguaggio non ostile, ma anche parole proprio che costruiscano in qualche modo una rete. Perché ne abbiamo bisogno, non c'è nessuno contento di ricevere parole scagliate, offese, sciatte, distratte. Quindi è ecco, un piccolo servizio al fatto di poter costruire un presente migliore. Noi alcuni giorni fa abbiamo raccontato proprio qui un altro libro che era intitolato La cura delle parole. Ora, questo libro è anche aver cura delle parole, quindi aver cura non vuol dire che noi dobbiamo diventare dei fini dicitori, pronunciare le parole in maniera giusta, corretta dal punto di vista fonetico. No, pronunciarle con un certo senso e non lasciare che la parola si trasformi, no? Qui vedo una sottolineatura tra le tante con queste parole bellissime. Una parola muore appena è detta, dice qualcuno. Io dico che comincia appena a vivere quel giorno. Ecco, queste parole di Emily Dickinson ci portano veramente a introdurre, a entrare nel respiro di questo suo libro, Maria Pia Veladiano. Ma insomma, ci ho provato, ecco. Allora, queste sono piccolissime riflessioni. Lo spazio di 3.600 battute, tecnicamente va detto perché sono piccoline, quindi si possono leggere un po' scegliendole, ecco, scegliendo. I titoli sono anche, come dire, orientano, ad esempio, Non giudicare, L'attesa, Nati in un giardino, Circondati dal bene. Allora, prenderei questo circondati dal bene, che è una delle, diciamo, delle espressioni che io amo, la prendo da Bonhoeffer. Bonhoeffer era un grande teologo luterano, ha lottato contro il nazismo, ha lottato per il mantenimento, ecco, della Chiesa nella sua fedeltà al Vangelo. Comunque, circondati dal bene è in qualche modo
la dissoluzione, ecco, di questo nostro convincimento di essere invece circondati e intrappolati dal male. Lui era circondato da tanto male, nel senso che il nazismo era in galera, sarebbe probabilmente morto, ed è morto in effetti, è ucciso da Hitler, uno degli ultimi ordini che lui ha dato, quello di uccidere questo teologo. Però in questa condizione lui si sentiva circondato da potenze benigne, che è un'espressione meravigliosa. Potenze benigne è tutto il bene di chi ci ha preceduto e di chi ancora adesso lo sta operando, che in virtù di una fede precisa del cristianesimo, che è quella della comunione di santi, cioè del fatto che noi siamo collegati gli uni agli altri e possiamo ciascuno salvare un altro, ci proteggono nei momenti più difficili. Allora, naturalmente questa è una prospettiva religiosa, era credente, anch'io, cioè, sono cristiana, lo dico perché non è così scontato e dichiararlo alla fine. Siamo un po' timidi noi cristiani, no? Perché succedono talmente tante cose che adesso siamo un po' timidi a dirlo. Però ecco, la prospettiva di pensare che comunque il fatto che noi siamo vivi, la nostra vita attuale, è stata permessa da un mare di persone, credenti e non credenti, che ci hanno tenuto in vita, che ci hanno portato a essere quello che siamo, è una prospettiva che apre la gratitudine, un sentimento piuttosto raro oggi. Sì, la gratitudine quindi è una parola che potremmo dire non viene scritta molte volte nella nostra carta d'identità personale. No. Lei ha citato Dietrich Bonhoeffer. Siamo nel tempo dell'avvento, il tempo dell'attesa, no? Lei apre questo suo contributo a parole per la parola attesa, dicendo che non è una parola di moda, lo sappiamo da un po', ma l'attesa è importante, perché l'attesa vuol dire pensare, vuol dire pensare anche al futuro. E qui ci ritornano le parole di Tribonet: per chi non conosce la beatitudine acerba dell'attendere, cioè il mancare di qualcosa nella speranza, non potrà mai gustare la benedizione intera dell'adempimento. Ecco, Maria Pia Veladiano, questo mancare di qualcosa della speranza è l'attesa, proprio in questo tempo d'avvento. Dunque, noi siamo un po', come dire, disattivati sull'attesa, perché il futuro ci fa paura, non è una novità, lo dicono gli psicologi, i psicoanalisti, i sociologi, e quindi abbiamo un po' paura a guardare più in là del presente. Infatti siamo tutti un po' inchiodati a un presente che tutto sommato è come molto dispersivo, no? Sia per noi che per i nostri bambini, figli, ragazzi. Ma non pensare che c'è un futuro che ci aspetta, un futuro promettente, ripeto, anche umanamente promettente, non penso sempre in termini, anzi non si può pensare sempre in termini religiosi in questo senso, però la speranza è parte costitutiva del nostro vivere. Ecco, non pensare che c'è un futuro promettente in effetti ci fa essere anche, come dire, tanto meglio, tanto peggio. Se il presente può anche andare a rotto, prendo quello che c'è e chi si è vista, si è vista. Ecco. Però ecco, non lo possiamo proprio fare, non lo possiamo fare, perché anche questo atteggiamento dissipa anche la nostra felicità. Cioè, noi non siamo contenti di sciogliere il presente in piccole azioni che non hanno nessun significato. Il nostro presente è pieno di potenza e anche di bellezza, se stiamo costruendo qualcosa che rimane per i figli, o che rimane anche se non abbiamo figli, per chi c'è dopo di noi, perché questo si chiama responsabilità, e la vita responsabile è forse la cifra più importante, più caratteristica della nostra umanità. Stiamo raccontando il nuovo libro di Maria Pia Veladiano, Parole per giorni di pace, pubblicate dalle edizioni Messaggero di Padova, ma seguendo le sue parole, noi come possiamo cambiare le cose, no? Lei ne parla ad un certo punto del suo libro, dicendo che sì, siamo circondati di cose che non si lasciano cambiare. Però le cose cambiano, ma noi in che modo possiamo cambiare per arrivare quantomeno a stare meglio nel senso proprio della nostra coscienza?
Ma guardi, cambiare io credo che si possa. Allora, si può essendo vigili e fermando il pensiero su qualcosa che conta. Ad esempio, se noi non giudichiamo, una delle cose che ritornano di più nel romanzo è non giudicare. Se noi non giudichiamo e quindi non stiamo a lamentarci del passato, che era sempre meglio, che era sempre chissà che cosa, eccetera. Se noi non giudichiamo, siamo più concentrati a fare le cose giuste nel presente. Ad esempio, possiamo contrastare sistematicamente la deriva dei nostri pensieri. Facciamo un mare di cose sciocchissime durante la giornata. Guardare TV che non, tutto sommato che non ci dà niente, che ci riempie dei vuoti, parole buttate lì. Io dico sempre, alla fine della giornata, quanti dei nostri pensieri di tutta la giornata sarebbero degni di essere riferiti alla fine della giornata? Ma quasi neanche uno. Abbiamo detto sciocchezze, pensato sciocchezze, guardato sciocchezze in televisione, eccetera. Allora, io credo che fermare il pensiero sul presente e autolimitare proprio un lavoro di sorveglianza circa tutto quello che ci circonda, eliminare, chiudere, spegnere, cliccare, togliere tutto quello che ci fa scivolare nel pettegolezzo, nella parola maldetta, nella sciatteria, già questo. E poi c'è questa idea fortissima che io sento molto, ed è il fatto che se noi ci liberiamo di tutte queste distrazioni, scopriamo che ogni vita è sorella, è nostra sorella. Un po' la letteratura ci aiuta, per cui anche la lettura, un bel romanzo, ci può far sentire simpatici, empatici, le persone empatiche, le persone di cui noi leggiamo i sentimenti in una bella storia. Ma se noi togliamo i segni che ci ha elencato lei, no? Alcuni di questi, non corriamo il rischio di perdere l'orientamento, no? Come dicono i monaci certosino nel film Il Grande Silenzio. E forse bisogna intendersi su quali sono i segni che dobbiamo abolire. Io credo che alla fine lo sappiamo. Ha voglia che lo sappiamo. Alla fine lo sappiamo, cioè alla fine ciascuno di noi sa che cosa lo distrae pesantemente, in modo anche doloroso, perché alla fine siamo mai contenti, no? Questo sentimento dell'essere mai contenti è un indicatore per noi, no? Non essere soddisfatti della giornata. Alla fine lo sappiamo e possiamo aiutarci a farlo, di allontanarci da quello che ci fa del male, ecco. Naturalmente va recuperata una certa socialità anche, perché c'è il fatto della solitudine in cui si vive, no? Ciascuno nel proprio appartamentino, spesso proprio nuclei familiari sono singoli, no? Ecco, questo è un po' pericoloso, perché rimane la TV, rimane che siamo inchiodati lì al nulla. Invece la relazione ci porta fuori di noi, penso che anche questo sia importante. E sono giorni, come dicevo poco fa, di attesa, essendo il tempo dell'Avvento. Però Maria Pia Veladiano, lei dice, scrive, perché è facile amare il Dio bambino che ci aspetta in questo periodo benedetto dell'Avvento. Il Natale ci sorprende ogni volta, come accadde a Simeone. Ma lei ne è proprio certa che il Natale ci sorprende ogni volta? Ci prova, nel senso che bisogna pensare questo. Allora, noi Natale ha un potenziale pazzesco. Ogni volta che dico questa cosa ridono tutti. Cosa vuol dire un potenziale? Ma vuol dire evidentemente che potrebbe rivoluzionare il mondo. Noi l'abbiamo addomesticato in modo piuttosto colpevole, nel senso che l'abbiamo delinquito, fatto diventare questo Gesù bambino, no? Tenerino, eccetera. Ma se noi pensiamo a Natale, c'è un pezzo del libro, che è piccolissimo, la riflessione, che si chiama Un energico Natale. Il Natale è una festa di energia pazzesca, cioè nasce un bambino in un contesto in cui sostanzialmente sopravvivono 4 bambini su 10 prima di diventare adolescenti, perché morivano tutti di malattia, di povertà, eccetera. Perché questo bambino sia diventato grande, si è mosso un mondo, cioè un mondo molto energico, cioè un Giuseppe e Maria che si spostano, vanno, difendono, fanno, si spostano pastori, poi c'è la minaccia, no? Le stagioni innocenti partono, vanno in Egitto, una marea di energie.
è energico il Natale, è pieno di energia. Noi l'abbiamo trasformato in questa robina un po' silicosa, no? Però non è il Natale. Il Natale è la sorpresa di un Dio potentissimo che dice: la mia potenza è il servizio. Ed è diventare piccolo nelle vostre mani perché voi impariate, perché voi sappiate che voi potete salvare Dio. E lo salveranno, e anche no, perché poi morirà. Però diciamo, ci sono tutte e due le cose, tutte e due. Si può salvare Dio, si può uccidere Dio, si può salvare Dio, si può uccidere Dio. Da che parte vogliamo stare? Alcuni giorni fa abbiamo incontrato Hermes Ronchi per raccontare di un suo libro. E mi è rimasta impressa una sua definizione, quando Hermes Ronchi mi ha detto: se il Natale non è, io non sono. Lei cosa ne dice di queste parole? Allora, non saprei in realtà cosa volesse dire. Cioè, io credo che volesse dire, non lo so, dovrebbe dirlo lui come una spiegazione, ma immagino che voglia dire che se non abbiamo Dio dalla nostra parte, cioè Natale è un Dio che si fa uomo, vuol dire l'uomo è talmente capiente di Dio che può accogliere Dio, cioè è talmente Dio che può accogliere Dio, no? E quindi potrebbe voler dire semplicemente che noi siamo Dio anche, cioè nel senso ci è stato dato di esserlo, poi possiamo naturalmente ignorare la nostra natura divina, però sì, vuol dire che siamo destinati alla vita eterna, ma intanto siamo destinati a una buona vita se noi ci si applica, ecco. Certo che ho posto alcune domande a Maria Pia Veladiano in termini dell'avvento, di Natale, ma questo libro è un libro che si può leggere a non importa quale giorno dell'anno, Parole per giorni di pace, pubblicato dall'edizione Messaggero di Padova. Le piace l'immagine di copertina? Ma sì, allora dico la verità che sulle copertine sono un po' tiranna. Abbiamo scelto insieme, nel senso che tutte le copertine dei miei libri possono piacere o non piacere, ma le ho scelte io, insomma, in accordo con l'editore. Quindi lei ama le foglie di ginkgo biloba? Sì, ma allora la ginkgo biloba è una delle piante che è un simbolo della pace, è una delle piante che, come dire, sopravvisse alla bomba di Hiroshima. Esatto, una ginkgo biloba sopravvisse. Naturalmente ci fu un concorso di scienziati di tutto il mondo per salvare poi lei e le sue radici, cioè in modo da poterla anche un po' riprodurre. Da questa ginkgo biloba sono nate altre ginkgo bilobe, quindi è diventata un po' la pace, cioè la pianta della pace e della sopravvivenza. In questa versione, che con molta, diciamo, gentilezza l'edizione del Messaggero mi hanno permesso di accogliere, sembrano dei palloncini che si alzano verso il cielo. Devo dire che sono molto molto contenta della copertina. E poi io devo dire, scusi se parlo di me, compio quest'atto di vanità, i miei segnalibri sono esclusivamente foglie di ginkgo biloba, perché ecco, trovo che sia una cosa straordinaria la forma. Ogni volta che vedo la forma e il colore di queste foglie è veramente straordinario, e ogni volta non mi tiro indietro a rubare qualche foglia quando incontro una pianta di questo genere. Che bello, sono contenta. È una pianta non conosciutissima, un po' di moda, ma si fa un po' fatica adesso a metterla perché richiede grandi spazi. E oggi le piante che si scelgono per le città e i parchi sono tutte piante un po' castrate, no? Che devono essere piccole, con rami piccoli, non devono cadere, non devono essere pericolose. È un po' un peccato perché la ginkgo biloba è di una bellezza assoluta. Beh, potremmo dire che le piante subiscono un po' quello che stanno subendo le parole, no? Un po' di incuria, un po' di travisamento e così via. Sì, però ci diamo da fare a coltivarle in modo ostinato. E questa è una cosa molto importante. Prima di salutarci, Maria Pia Veladiano, qual è invece il libro che le fa compagnia in questi giorni? Io ho i miei ritorni, in questo momento sto rileggendo, ma credo per la centesima volta, nel senso che è un autore che ho amato sempre, ci ho fatto 3 tesi di laurea e sto rileggendo Resistenza e resa di Bonheur, Queriniana, bellissima edizione critica.
E tra l'altro Bonhoeffer, che abbiamo citato due volte, spesse volte Sì. citato anche in questi interventi dedicati a questo libro, Parole per giorni di pace. Grazie davvero e grazie di cuore Maria Pia Veladiano e buona giornata. Grazie a lei, grazie a voi.